Che mi aprì alla comprensione. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti NEFES. Era un po' del vostro tempo che io non venivo più a salutarvi, ma voi potete credere che siete sempre stati presenti nel mio cuore. E queste non sono semplici parole, ma è una verità. Mi auguro che la vostra vita non vi abbia soffocati e che non vi dia troppi pensieri. Voi sapete che io non ho molte cose da dirvi, ma vorrei raccontarvi un fatto importantissimo nella mia vita, qualcosa che mi accadde e che mi aprì alla comprensione. Vivendo più o meno tutti, veniamo in contatto con i nostri simili in modo certo non molto tranquillo e sereno. Molte volte gli scontri con i nostri simili ci lasciano, non dico amareggiati, e questo sarebbe biasimevole, ma non grave, ma addirittura arrabbiati. Così più o meno credo che tutti vivendo abbiamo dei rancori con delle persone. E allora vi racconterò di quando anch'io avevo dei rancori. Guardate, cari fratelli, con questo non intendo dire che oggi non ho più rancori per averli superati, certo no, perché se anche fossi in veste umana, se anch'io come voi fossi nella vita, certamente avrei i miei rancori. Ma di qua è così tutto bello e così tutto sereno e pacifico che non è assolutamente possibile avere dei rancori con chi che sia. Ma li ebbi. E mi fu di grandissimo aiuto un sogno che io feci. Ero talmente arrabbiata con una persona, ero talmente così disposta che una notte, agitatissima, sognai di avere un diverbio con questa persona, e allora, non potendone più, la presi per il collo e la volevo strangolare. E mentre ero lì che sfogavo la mia rabbia, il volto della persona e tutta la persona che avevo nelle mie mani si trasformò. La persona che io odiavo si mutò nella persona che io amavo di più al mondo e che mi era più cara. Oh, se voi viveste questa esperienza, io sono convinta che non avreste più rancori nella vita. Fu per me una grande scossa e questo segno, lo capì dopo, era un palese avvertimento. Un chiaro insegnamento. Voi potete serbare rancore per qualche fratello o per qualche sorella, ma pensate che quella creatura che oggi non amate, può essere domani una creatura che amerete moltissimo. Se voi terrete presente questo mio sogno, Vedrete che diventerete incapaci di portare rancore ed odio. Vi saluto con tanto affetto.